questo nuovo video. Oggi torno a vloggare perché mi mancate tantissimo. È un periodo molto pieno, non lo dico della serie oh my god, è un periodo super pieno, sono indaffaratissima, no, lo dico perché lo è. Siamo in piena preparazione per il Rimini Wellness, stiamo facendo un sacco di cose bellissime e il fatto è che mi occupano davvero tanto tempo e non riesco a unire il fare le cose al vloggare. Durante l'università ero molto più brava a fare questo, credo, non lo so, non so voi, ma io ho praticamente un vuoto di memoria dei tempi dell'università, non mi ricordo nemmeno quando l'ho finita, sei anni fa, dai ragazzi, incredibile. Inizio con il raccontarvi un pochino di Rimini Wellness, perché quest'anno è molto importante. Uno, torno dopo 5 anni, il mio ultimo Rimini Wellness è stato nel 2019 e è stato bellissimo, cioè è forse il più bel Rimini Wellness a cui io abbia mai partecipato e poi alla fine non sono più tornata, ma quest'anno ci sarò e ci sarò con il botto, perché due novità. Uno, sarò Health Ambassador, quindi Rimini ha scelto me per rappresentare il benessere, che comprende fitness, ma anche tutta la parte olistica e mentale che rappresenta il mio approccio al fitness e che lo rende un po' diverso rispetto a quello degli altri, quindi non è solo corpo, ma anche soprattutto mente. Quindi prima novità, sarò Health Ambassador, sono molto molto fiera di questo, considerando anche come sono entrata a Rimini la prima volta. E la seconda immensa novità è che sarà presente anche Bloomwell con il suo stand. Quindi ci potremo vedere a Rimini, perché io, a meno che non abbia qualche classe su un palco o qualche lavoro in giro, sarò sempre, sempre, sempre presente al mio stand. Quindi venite, venite a salutarmi, venite a conoscere le nostre ragazze, a conoscere Bloomwell, così ve lo posso raccontare di persona, e venite a fare i giochi che abbiamo pensato per voi, perché ci sarà da divertirsi, ovviamente. E sono molto molto esaltata, molto molto stanca, dobbiamo fare tutto, 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 pensare a tutto e siamo un team grande, ma mai sufficientemente grande, quindi va bene, non voglio assolutamente lamentarmi, sono super super contenta, non vedo l'ora di arrivarci e viverlo. In questo momento in realtà non vedo l'ora che sia finito, però voglio fare passo indietro di 4 giorni e dire ora goditelo, cioè voglio proprio arrivare lì e dire bene, ora hai fatto tutto, non puoi fare altro, goditelo. Quindi va bene, vedremo, speriamo. E quindi in realtà per il Rimini Wellness tante cose le stiamo facendo noi, e vi devo dire, praticamente Jimmy, che per noi è il nostro grafico, fotografo, videomaker, santo Jimmy, sta curando la grafica dello stand, quindi lo stand sarà praticamente tutta la sua idea. E non abbiamo mai litigato in quasi 11 anni. Le nostre prime discussioni sono per lo stand del Rimini Wellness. Sta il suo, questo, vediamo questo. Questo è grande, è meglio. Quello è piccolo, non lo vedo. Cazzo di genio, guarda. Qui stavo registrando. Se potremmo creare un... Allora, cosa ci aspetta oggi? Giornata di lavoro a casa. Jimmy non c'è. È andato via. Jimmy non è... No, non è vero. È in viaggio con i suoi amici da Barcellona in questo momento. Milano diluvia. Lì dovrebbe essere caldo e sole, quindi lo invidio molto. Comunque Jimmy non c'è, quindi mi aspettano 2 giorni e mezzo. Arriva domenica sera, oggi è venerdì, di solitaria. Adoro profondamente. Settimana scorsa lo stesso, lui è andato in Toscana perché è nato nostro nipote, e quindi Jimmy è andato a salutarlo. Io avevo un lavoro, non potevo scendere,
E quindi anche il weekend scorso ero a casa da sola e ragazzi, ecco lì è stato il giorno in cui ho detto: ma perché non ho vloggato? Perché ho passato un sabato meraviglioso, cioè da sola a fare le mie cose, non perché con Jimmy faccia altre cose, però le dinamiche di coppia comunque cambiano un pochino le tue azioni, abitudini, magari soprattutto quando hai del tempo, no? Quando hai il sabato libero, il weekend libero, se sei in coppia o sei da solo, fai cose diverse, cioè c'è poco da fare. Poi ovvio, magari ognuno dice: senti, tu fai le tue cose, io faccio le mie, però tendenzialmente si devono fare cose insieme. Comunque, e me la sono goduta veramente, ho detto: madonna, perché non ho vloggato? E quindi questo weekend, questi due giorni, vloggo. E oggi not so fun, praticamente ho soltanto lavoro al computer, col di lavoro, e il mio lavoro consiste sia nel gestire Bloomwell dal punto di vista tecnico, come in questo caso può essere organizzare tutto il Rimini Wellness, ma anche registrare i miei programmi di allenamento, il che è una cosa molto positiva in quanto almeno riesco ad allenarmi, perché sennò, ragazzi, io starei tutto il tempo a computer e mi verrebbe sulla la rabbia a fine giornata, cioè mi viene sulla rabbia a fine giornata quando passo tutta la giornata sul computer. Sto scrivendo un programma, ragazzi, meraviglioso, che non vedo l'ora sia pronto, di averlo finito e pronto per il lancio, perché vi stravolgerà, cioè io lo so, vi cambierà tutto il vostro approccio al fitness, vi innamorerete totalmente. Io, per dire queste cose, sapete che sono sempre molto low profile, ma è spettacolare e non vedo l'ora di farvelo provare. E basta, poi fun. Penso che l'unica cosa divertente, che non vedo l'ora di portarvi con me, ecco perché anche ho voluto vloggare, è che questa sera andiamo a fare una seduta di armocromia, forse. Ho un evento, tema armocromia, quindi spero di riuscire a farne una, perché solitamente a tutti gli eventi che vado, se c'è un corner di armocromia, è sempre preso d'assalto, non sono mai riuscita a farne una. Quindi direi che possiamo iniziare alla giornata dopo 10 minuti. Yes, questo potrebbe essere un video a sé. Piccoli update della mia vita. Step 1 della giornata, caffettone che è quasi finito e è freddo, freddo il caffè, ragazzi, fa schifo. E poi ho iniziato editando il video di workout che ho registrato ieri, sempre del mio programma. Io continuo a editare i miei video di allenamento perché su questo sono molto maniacale e c'è un modo particolare in cui io voglio che vengano editati, in modo che siano, voglio avere il controllo e essere sicura e convinta che siano perfetti. Nulla esce dai miei allenamenti che non sia perfetto. Su questo proprio, come sono maniacale nella cura del movimento, sono maniacale su questo. Quindi ora mi aspetto un'altra oretta di editing. Piccola pausa, facciamo un bel unboxing di Coro che non facevo da un bel po'. Mi sono arrivati due bei pacconi e li apriamo insieme. Vi racconto un pochino. Partiamo dalla granola che è qua davanti. Coro fa della granola deliziosa, buonissima, e questa è super crunchy, ed è questa un po' la particolarità, cioè non è muesli, non è... ci sono dei piccoli cluster, diciamo. Cioè sia al cioccolato che alla frutta secca, questa volta l'abbiamo presa ai frutti rossi. Io e Jimmy l'amiamo, colazione, merenda, granola time, everyday, e quindi ne abbiamo presi tre pacchi perché... vuoi rischiare di terminare la granola? L'abbiamo fatto, sono stati giorni molto tristi, quindi non succederà più. Poi, altro big pack, sono i miei amatissimi cornetti, ragazzi. Io penso che se rinascerò in un'altra vita, rinascerò cornetto di pisello, perché sono la cosa più deliziosa. In realtà no, in realtà, no, cioè...
non lo so che cosa hanno, ma per me sono veramente crani di pendenza. E io li ci faccio una sorta di panzanella, è il mio modo preferito per mangiarli, quindi tendenzialmente crudi, ma reidratati con l'olio, l'aceto, i sughi del pomodoro. Quindi li mangio molto d'estate nell'insalata e mi piacciono. Sono una fonte proteica anche esagerata, infatti non ne posso mangiare tantissimi perché comunque 100 grammi hanno 60 grammi di proteine, 100 grammi sono tanti in volume, quindi comunque una porzione è molto leggera insomma a livello di grammatura. E tendenzialmente qui poi, essendo principalmente proteine, ci aggiungo sempre anche una fonte di carboidrati nell'insalata, che siano le patate o insalata di farro, insomma. Fanno una parte crunch e mi piacciono talmente tanto che d'estate diventano una sorta di mio... così, io d'estate vivo così essenzialmente. Poi, aperitivo... time, questi cornetti di piselli. I cornetti di piselli sono molto buoni. Questi sono diversi da questi, perché questi sono entrambi i cornetti di piselli, ora che ci penso. Ma questi sono al naturale soffiati. Questi sono soffiati, però insaporiti con sale e probabilmente sono fritti. Non lo so, ma sono deliziosi. Deliziosi per l'aperitivo, perfetti. Allora, se sono in un periodo un po' particolare, la settimana scorsa al mercato ho comprato una scatola, una cassetta enorme di fragole fresche, talmente grande che ne ho mangiate tantissime. Questa settimana ho fatto incetta di fragole, tanto che temo che siano loro il motivo, meglio l'istamina, il motivo per cui da qualche giorno soffro di un rossore in viso, ho delle macchioline rosse sia sulla pelle del viso che un pochino, non troppo per fortuna, sul busto, e ho la pelle della faccia bollente e temo che sia colpa loro. Quindi... non acquisterò più le fragole al mercato, anche perché non penso più sia stagione, speriamo arrivino le pesche, le albicocche eccetera, però siccome io amo le fragole ho preso queste qua di Coro, che sono fragole disidratate buonissime, ovviamente non essendo fresche non vanno a male, bisogna conservarle bene perché io le avevo già prese e le avevo lasciate andare, si erano un pochino rinsecchite, ma queste si vede che sono freschissime per essere disidratate. Anzi, cioè, io se apro il pacchetto mi ci fiondo la testa dentro, quindi meglio che non lo faccio, ma se volete provare della frutta disidratata, fragole e la mela a pezzettini, super consigliato, delizioso. Vi lascio il link di Coro qua sotto con il mio codice sconto. Terminiamo con un pochino di spezie e abbiamo queste che sono chiamate proprio topping per scrambled eggs. Significa che quando facciamo le uova strapazzate ce le buttiamo dentro. È un mix di sale e spezie, buonissimo, già pronto, delizioso, le rende fotoniche. Poi Jimmy è bravissimo a fare le uova strapazzate, quindi spezie, quello, le uova le fa Jimmy, quando facciamo uova strapazzate io me ne sto in panciolle. Poi ho preso la cannella perché ho finito finalmente lo speculoos, che era un pacco bello bello grande, era tipo un chilo e mi è durato tantissimo quel chilo, nonostante io lo consumi, e quindi ora ho preso la cannella da mezzo chilo, voglio provarla, voglio assaggiarla, preferisco di questi prodotti che non se ne consumano grandi quantità, andare un po' sulla dimensione più piccola. Infatti sono felice che Cora abbia fatto anche porzioni un pochino più limitate, sì. Pesto di olive, la svolta, buonissimo, ci ho fatto delle torte salate anche per i nostri vicini quando abbiamo fatto gli aperitivi, che hanno amato tutti, buonissimo ragazzi, è veramente così anche al naturale, col crostino, col il crackerino, delizioso, super super consigliato. E poi termino con questi che sono dei black beans, che non sono fagioli borlotti, quelli scuri, ma sono proprio quelli, gli occhi neri, sono tipo messicani, sicuramente se siete stati in Messico li conoscete, io non li ho mai trovati veramente al supermercato e quindi Coro li ha e quindi ho fatto un po' scorta.
Ok, quindi ora io metto via tutto e sapete cosa faccio? Mi cambio perché oggi ho fatto tutto quello che non faccio, cioè che non consiglio di fare, ma ovviamente io predico bene e razzolo male, che è non cambiarti dopo colazione, non mi sono truccata. Però non mi sono cambiata, insomma, quando si lavora da casa, un grande consiglio che posso dare quando si studia anche da casa, magari sempre di sessione, è organizzarsi come se si dovesse uscire, perché rimanere in pigiama tutto il giorno ti rende sluggish, cioè ti rallenta, ti assopisce. Invece se già ti cambi, io ovviamente entro in outfit sportivo perché registro, ma poi perché io avendo la palestra su, insomma, riesco sempre a, però anche solo entrare in altri vestiti come se dovessi uscire fa tantissimo, ti dà proprio un altro mood e approccio al lavoro, anche se poi rimani a casa. Quindi ora vado a cambiarmi. Andiamo a lavorare sul romboide superiore ed inferiore, quindi ci andiamo a concentrare sul lavoro del vasto laterale, quindi e rotolo verso l'anca e verso il ginocchio, facendo attenzione di... Spero che vi sia piaciuta e noi ci vediamo nella vostra prossima classe di rilascio miofasciale con il foam roll. Vorrei rendervi partecipe della mia vita con un gatto. Cioè, io starei lavorando sulla sedia da lavoro. Sono in un angolo della sedia perché lei, anzi, mi sta proprio spingendo via. Cioè, notate qua ancora. Si incazza pure. Scusi gattino, non per dire, ma lei ha 10.000 posti a disposizione, ma proprio qui. Poi con queste zampine che mi spinge via. Ah. Hola, sempre io. Sono truccata, non so se si vede. Ci ho provato, ho ancora un po' di macchiette rosse in viso, ma non ho coperto nulla perché... ho bisogno di lasciar respirare, quindi ho truccato principalmente solo gli occhi. Vi volevo far vedere il mio outfit. Questi momenti fashion sono sempre più presenti a quanto pare, ma mi diverto e mi piace. Quindi questo vestito, cioè questo completo, mi sposto le mie cose qua. Questa è un'area polifunzionale, di giorno fitness room, la sera passerella. Quindi, allora, questo è il completo, bellissimo, è un top e pantalone verde, mi piace tantissimo, è bello ampio, grande, ci sto comodissima, ha i dettagli in oro, io amo l'oro giallo, e ragazzi, ci vado a mettere una sneaker, no, però striscia. Queste scarpe mi fanno male, mi fanno le vesciche, quindi ci devo mettere per forza un calzino bello robusto, perché se metto il fantasmino mi va sotto. Comunque, tanto non si vede perché è talmente grande queste pantaloni che piego, non si vede. Questa è la borsa a spalla che ho comprato recentemente, credo su Zalando. Mi piace tantissimo perché... ho sempre avuto borsa tracolla, ma ho incominciato a soffrire l'effetto della tracolla qui attaccata, mi sembra di essere sempre in gita, invece così mi sento un po' più femminile. E poi ovviamente, visto che è primavera slash inverno, chiodo, che indosso ovviamente, soprattutto in scooter. E andiamo! Mi sento molto coraggiosa perché sto andando a un evento di armocromia totalmente vestita di verde, cioè nel senso, se mi dicono il verde non è assolutamente il tuo colore, non lo so. Ma sì, dai, che è il mio colore, ragazzi, mi sta vincendo. Io mi vedo bene, quindi
Vabbè, vedremo. A me piace. Eccoci. Bene così? Perfetto. Ok. Iniziamo quindi con lo suono del sottotono. Andiamo a valutare se il tuo sottotono è freddo o caldo. Sulla base di quello poi andremo avanti con le altre caratteristiche cromatiche. Per valutare il sottotono utilizziamo queste due cornici, che sono una dai colori più caldi e una dai colori più freddi, proprio per capire quale delle due funziona meglio per noi. Quindi valutiamo i colori caldi. Allora, no, io ho un problema, io sono bilancia, nella vita non so scegliere, quindi mi fido. Più spenti? Dimmi tu, secondo te, che sei bilancia. Più spenti. Allora, basso. Alto. Bravissima. Senti, una è alto perché sì, no, no. Si chiama nel comic si può fare. Quindi, sei in inverno. Ah, sì, sei in inverno. Winter. Aspettate. No, lo sapevo. Andiamo a valutare adesso se all'interno dei colori dell'inverno c'è qualche colore. Questi? Inverno? Sì, tu che cosa vuoi? A me piacciono questi. Questa è primavera. Che ti piacciono ci sta, ma poi li indossi. Sì, questo ce l'ho addosso. No, è più questo, anzi almeno okay. È più questo quello che indosso. Ok, ma winter anche questo? Sì, sono tre winter. Tre? Ok, winter ok. Bretto, winter vabbè, ok. Ora vedere se ce n'è una che funziona meglio rispetto alle altre. Partiamo subito vedendo. La Winter e la Winter Bright. Okay. Ok. Allora, devi vedere dove vedi prima il viso. Vedi prima qui. Qua si vede tanto il viso. Madonna, ma è difficilissimo il vostro lavoro. Io mi metti il viso in mezzo. In mezzo alla cornice. Sì. E questi sono i diff, che sono sempre winter, però per te sono un po' più. Guarda adesso. No, sì. Anzi, una palese inverno. È estate. Però puoi rilevare qualche colore. Questo era winter blue. Ah. Questo è summer blue. Ok. No, qui c'è l'oro. Oro o argento? No. Puoi ascoltare. Il metallo è l'argentato, l'oro bianco, il platino, la carta stagnata, mi piace. Un vicino del viso si crede che c'è l'oro freddo, l'oro bianco. Ma se mi abbrosso? Ah, però sono vestita bene. Benissimo. In palette. Perfetta. Ah, meraviglioso. Perfetto. Quindi? E quindi da verdi, che cosa pensavi di fare? Rosso. No. Ma tipo rosso ciliegia. Lo so, però il terzo così. Lavaggio ti diventa ramato. Rosso ciliegia ti sta bene, ma il terzo lavaggio ti diventa ramato. Sei sicura di voler intraprendere la strada del rosso? Poi dopo, quando lo vai a coprire, ti riesce sempre fuori, non lo prendi più. No, però, allora, in realtà all'inizio pensavo di fare quelli in wash, giusto per vedermi. Se proprio vuoi, fare una prova così, se no una parrucca, casomai. Sì, rovini, sono però, stupendi. Curiosità, qui che cosa mi dice? Allora, colori dell'armadio. Qui hai anche una specifica. Tutti questi? Tutti, anche questi. Tutti questi mi vanno bene. Anche questi. Ok. C'è una piccola specifica sui passepartout dell'armadio. Base, accessori e gioielli. Cappotti, accessori, scarpe, borse e gioielli. Vedi, hai il silver. Ok. E qua c'è il beauty. Ok. Beh, ricco di colori. Certo. Il giallo infatti mi sta bene. Mi stanno bene i colori forti. Sì. Bello. Va bene. Grazie. Ma grazie a te. Ah no, questa no. Tornata a casa e vi dirò,
Pensavo peggio, cioè, nel senso, non mi sono stupita. Nell'ultimo periodo ho un po' cominciato a guardare i colori e effettivamente avevo notato che a me il beigiolino vicino al viso non sta troppo bene, mi stanno meglio i colori forti, cioè, infatti oggi avevo la tuta verde. L'unica cosa, devo rivedere tutto l'ambito fucsia perché non mi ha mai troppo sconfinferlato. In realtà avevo una felpa viola fucsia e mi piaceva, però poi un giorno mi sono guardata e non so, forse ero veramente malata, però mi sono vista malata, ho detto mai più fucsia. Però boh, ritenterò. E l'unica cosa che un po' mi dispiace, fra virgolette, perché tanto io non lo metto giù, è l'oro. Io amo l'oro giallo. In realtà a me starebbe meglio il silver, o meglio l'argento, scusate, ma io non, cioè, io in realtà faccio anche un mix, non mi interessa sulle mani, a me non dispiace l'oro bianco, l'argento, però, cioè, io obiettivamente quando d'estate mi sbrilluccico, io ho un vestito dorato, cioè sembro una. Mi piaccio, ok? Mi piaccio tanto. E perché sbrilluccico dorato, non sbrilluccico silver? Il silver non mi piace. Quindi vabbè, quella è l'unica. Ma secondo me anche perché comunque si cambia. Io d'estate non ho questi capelli, ce li ho praticamente biondi, si schiariscono tantissimo, la mia pelle si scurisce. Quindi non lo so. Cioè, ho sentito di molte ragazze, ecco, ho conosciuto tante ragazze che dopo la sessione di armocromia hanno buttato mezzo armadio e hanno cambiato totalmente. Vi dirò, no, cioè, uno, buttare mai, piuttosto rivendere, primo. E secondo, devi indossare quello con cui ti piaci. Poi sicuramente c'è qualcosa che ti sta meglio, però se ti piace quell'abito di quel colore, di sicuro non devi buttarlo via. Quindi, che dire, che dire? Sono le 9 e io sono con un gatto che mi chiede cibo. Devo andare dal gatto dei vicini perché in questi giorni mi sto prendendo dai gatti dei vicini perché in questi giorni mi sto prendendo cura di loro. La cena non c'è, ho messo dei totanetti in forno a vapore, quindi questi andranno da soli. Lei è pure affamata. Io non lo so perché mi riduco sempre così. Dov'è la mia meal prep? Non c'è, perché vuole vedere il mio frigo? In frigo c'è solo verdura. È vuoto, c'è niente. Verdura, albume e yogurt. Il frigo più triste della storia. Cioè, nel senso, la verdura è anche tanta roba carina, però vabbè. Vediamo cosa mi invento, ma prima devo compiere i miei doveri con i gatti di tutti. Allora abbiamo cena tirata su last second, mangiata direttamente in cucina. Non ho voglia, raga. E allora ai polipetti li ho tirati fuori dal forno a vapore, li ho messi in padella con un goccio di pomodoro, un goccio, un po' di passata di pomodoro e quelli neri che vedete sono i fagioli, i kidney, quelli black eyed peas. Si chiamano veramente così in realtà, che è di Cora di questa mattina. Poi ho spadellato delle zucchine, ovviamente meal prep di queste, e poi ci butto sopra dei taralli per l'effetto crunch. Questi taralli sono la vita. Buonissimi, deliziosi. Raga, cena. Guarda.